Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Zoo Players. Riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con House of Ashes. Prima di andare avanti, raga, diamo un'occhiatina, e io ho già spulciato questo discorso qua, ragazzi. Allora, infezione, ho giusto letto così all'inizio, appunto in questa pagina qui, senza aprire. Una delle creature ha bloccato Rachel nelle catacombe e l'ha infettata, quindi sicuri al 100% che Rachel è infettata. Poi abbiamo l'antico, che praticamente Kurum è stato l'ultimo a morire nelle catacombe del tempio, quindi all'inizio della nostra avventura. Kurum è tornato come non morto, è il bestione che ha aggredito Nick. Sangue. Il kit medico di Joy non è mai stato trovato. Nick è rimasto ferito. Ok. Vabbè, speriamo che almeno Nick non sia infetto. Comunque ragazzi, ora andiamo avanti con Jason e Salim. Esamina. È sicuro tornare indietro? Non direi. Che diavolo era? No, via, andiamo avanti. Comunque dobbiamo esplorare questa zona qua, ragazzi. Dobbiamo fare parecchia attenzione. Dunque, un diario, registro dei reperti 3. Van Yuten. Niente dietro, ok. Abbiamo una piccola lettura. Dunque, 29 novembre, molti reperti confermano l'ipotesi che il tempio servisse da luogo sacrificale. Sappiamo che l'impero di Akkad fu piagato da un secolo di siccità, fenomeno che interessò anche l'antico regno in Egitto. L'assenza di piogge causò l'abbandono di numerose città mesopotamiche e spinse le tribù barbare dei Gutei a scendere dalle montagne, scontrandosi sovente con gli Akkadi delle pianure. I ritrovamenti nel tempio si riconducono a un disperato tentativo di riconquistare il favore degli dei. Reperti correlati, R6, Onice Nero. Le pietre di Onice simboleggiavano la catastrofe e le energie negative, forse per convinzione che i perfidi demoni Utuku vivessero sulla terra. E questo l'abbiamo trovato. R19, pietra forata, anche questa. La pietra mostra figure intente a pregare durante un'eclissi. In combinazione con R6 ritrae un'eclissi che prelude alla catastrofe. Ok. Va bene, è un piccolo diario dei ricercatori. Dobbiamo fare attenzione, raga. Siamo nella tana del lupo. Un momento. Esamina. Ok. Là. Che cos'è? Segreto trovato. Bozzolo. Quelle creature sembra vengano da qui. Puzza di formaldeide. E da quando sei anche uno scienziato? In America non studiate scienze a scuola? C'ha ragione, però vabbè, addirittura. Formaldeide. Ha avuto una buona istruzione, Salim. Allora, momento, ho visto uno sbirluccichio lì a terra. Per il momento sembra tranquilla la situazione, però non abbassiamo la guardia. Appartiene a Randall Foxon. Forse può dirci qualcosa di utile. Vediamo. Non l'ha aiutato. A lui no. Sti cazzi. E neanche a me. Merda. Non ci sono più le pagine. Va bene. Dunque, si va avanti. No, momento. Ok. Non mi fa zoom da nessuna parte. Niente, raga, via. Niente di interessante, di utile. Semplicemente uno che succede? No, ma ha buggato il gioco, raga. O era la cam? Si è buggata un po' la cam. Va bene. Esamina. Un orologio. Giusto? Non posso interagire. Va bene. Mary Hoxon. Deve essere la moglie. La loro storia non è finita bene. No. Sono schiattati. Dimmi. Non posso finire così. Speriamo, Salim. Io ci provo, però vediamo. Esamina.
Una volta distrutto il tempio, io e mia moglie saremo illeggibile. Le devo almeno questo. Nel mio orologio custodisco il ritratto dell'America che desidero ricordare, quel mostro illeggibile. Là. Altro segreto, ragazzi. È stata tutta opera di Lady Bradshaw. Sapeva sin dall'inizio cosa c'era qui. Ci ha condotti da loro. L'ho trovata di sotto, china sul corpo assassinato di Fanoiten. Si è voltata a fissarmi e non era più lei. La mia mano è scattata verso l'arma più vicina, un picchetto di ferro. L'ho pugnalata con la punta di metallo, trapassandole il cuore. Alla sua morte, empie grida sono riecheggiate nelle profondità della terra, come in risposta al sangue che le scorgava dal petto. Ok. Quindi praticamente, raga, la tizia che abbiamo trovato impalata qualche episodio fa non era Mary, ma era Lady Grayskull? Vabbè, andiamo avanti. Dobbiamo fare attenzione che sti merdosi di vampiri, ragazzi, potrebbero sbucare da qualsiasi posto. Posto è sto qua, raga? A me mi sa tanto di tecnologia aliena, ma vedete? Mi sembra assolutamente roba di questo pianeta, per così dire. Già, vorrei saperlo. Dai, è roba aliena questa qua. Dove cazzo siamo finiti? Molto strano. Cioè, sembra tipo... Cazzo, è un'astronave, cos'è, raga? Sì, sembrano delle astronavi. Dei razzi. Oh, io la butto così, poi magari sto dicendo delle cagate, però. Dove diavolo siamo? Sembra irreale. Aia, sta andando fuori di testa Salim, ragazzi. Questo è un castigo. Dio ci vuole punire tutti per i peccati commessi. Zain è tutto quello che mi resta. Quando mia moglie se n'è andata, mi sono dedicato a lui per non fargli mancare mai nulla. Genitore single. Deve essere dura. Lo è. Ma mio figlio è il mio orgoglio. Andrà a Londra, all'università. Se smettesse di rubare... Vabbè, dai. È magari ancora un ragazzino. Mi manca da morire. Anche se non è da giustificare, ragazzi. Hai la coscienza pulita, Jason? Non lo so. Probabilmente no. Riluttanza, il posto di blocco, presentimento, torneranno. Allora, ragazzi, qua ruolo un pochettino perché tanto Jason è uno che non ammetterà mai la verità, quindi un personaggio un po' strano, quindi presentimento. Questo posto... torneranno qui. Eh sì, meglio darci la gamba, no? Ti vedo pensieroso. Stiamo lasciando che le cose accadano. Forse dovremmo prendere l'iniziativa e farle accadere. Beh. Che hai in mente? Giusto. Entriamo là dentro e cerchiamo un modo di far male a loro. Dunque, ragazzi, rassicurazione, ti copro le spalle, presentimento, ognuno per sé. Allora, Jason andrebbe per ognuno per sé, ma qua, ragazzi, andiamo su rassicurazione. Ehi. Dai. Qualunque cosa succeda, conta su di me. Resteremo uniti. È l'unico modo. Esatto. Bisogna fare squadra, team, raga. L'abbiamo fatto capire un peletto anche al personaggio di Jason, anche se bello tosto, eh. Molto diffidente, ma bisogna andare così. Team.
se non so cazzi. Ok. Non saprei, raga. Jason, struttura ignota, ore 302, profondità parecchio profonda, non ho fatto in tempo a leggere. Stiamo andando sempre più in basso. No dai, roba aliena sta qua, ragazzi, per forza. Cazzo di cos'è? Ma non è che magari questo virus è arrivato dallo spazio? No! Mortaretti. Che cos'è? Io spero non si siano infettati entrambi, perché sennò... Ecco. È uno di quei merdosi, raga. Fa finta di essere una statua, cazzo, no? Però si mimetizzano bene, eh. Sì. Struttura aliena, dai. Questa è un'astronave. Ripeto, è tutte ipotesi che sto buttando così, vedendo sta roba qua, ragazzi, mi pare assolutamente roba sumera. Cerchiamo di concentrarci perché qua scattano i quick time, sicuramente. Stiamo vicini. Esplora l'ignoto, trovo modo per contrattaccare, per lustra l'area. Penso allora, sia da qui che vengono quei mostri. Giusto. La domanda è: dove diavolo sono? Eccone uno. Sono morti però. Ok. Sembrano tipo del... dei posti di comando, di guida. Mi ricorda molto Alien sta roba qua, ragazzi. Sì, sono dei posti di comando. Sta vicino. Puoi contarci. Allora, di qua sbrilluccica qualcosa, raga. Ok. Ah. Va in automatico. Salim, vieni qui. E che ne pensi? È che sia nella merda. Questo posto potrebbe essere sepolto qui da migliaia di anni. Queste non sono creature di Dio. No. Forse però stiamo sbagliando la prospettiva. Che vorresti dire? Forse siamo noi gli intrusi. No, cazzo. Ecco. Ok. Quanto saremo in profondità? Ma chi lo sa? Qui sotto si perde la cognizione del tempo. Ok, esami. Può darsi che Salim abbia ragione, raga. Salim, dai un'occhiata. Segreto. Sembra musica. Dalle mie parti la musica è parecchio diversa. Ok, non una musica. Un linguaggio, forse. Probabile. Visto quei figli di puttana non sembrano dei gran chiacchieroni. Grande intuizione, Salim. Non dobbiamo sottovalutarli. Guardati intorno. Sono creature intelligenti. Assolutamente. C'è muschio dappertutto. Sbaglio, sembra vivo. Sì, sono quello che dice Salim è praticamente che probabilmente sono qua da molto prima di noi, del genere umano, quindi... potrebbe anche darsi che la mia teoria degli alieni o di entità provenienti dallo spazio, appunto, sia corretta. Qua cosa abbiamo? Uno di quelle merde morte. Possiamo... Boh, non mi ingrandisce niente, vabbè. Salim, vieni a vedere. È uno di quei cosi, ma più vecchio. Antico. C'è. Non mi sembra vivo, e a te? Toccalo. Toccalo tu. Fifone. Grandi. Ma perché dobbiamo toccare? Dobbiamo per forza toccare?
Ma io torno indietro. Non tocchiamo niente. Vaffanculo, esaminano. Io non tocco niente, raga. Si parlava di spore, non lo so. Io non mi fido, non mi fido. Io non tocco niente. Sti cazzo di cose, magari ci infettano a distanza. Ok. Non dobbiamo perdere il contatto visivo. Ci sei, Salim? Ok. Qua cosa abbiamo? Cazzo. Questo era l'altro, ragazzi, quello che è stato ucciso all'inizio della nostra avventura, quindi... Porca merda. Il capo dei Sumeri. Guardalo. Dell'esercito sumero. Guarda l'armatura. Sembra uscito dritto dalla Bibbia. Porco cane. Per metà è intatto. No, 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 no. Reagisce la pupilla. Hai visto? Credo sia vivo. Come cazzo? È impossibile. Qui dentro tutto è possibile. Impalalo. Porca puttana. Possibile sia ancora vivo. Col cranio aperto a metà. Cazzo, è ancora vivo. Il liquido deve aver preservato il corpo, il cervello. Cazzo, che cosa che brutta. Facciamo? Non possiamo lasciarlo così. Cazzo, credo che ormai sarà abituato. Dico davvero? No, non sparare, impala. No. Bravo. Il rumore attirerebbe i vampiri. Faccio io. Per forza, zio. Diamogli la pace eterna. Sbamma, è andato. Mi pare giusto. Era bloccato lì, ragazzi. Ok, allora. Dove siamo? Indietro non si torna. Giusto? Giusto. Si va avanti. Calma, con calma, acceso. Sì, quelle sono delle cose... delle cloche, dove si pilota l'astronave, ragazzi. Mantengo la mia teoria perché questa è roba aliena, dai. Arrampicati, ok. Con calma. Ho sentito tipo squittire. Ci sono i ratti qua sotto. Vabbè che i ratti sono ovunque, ragazzi. I topi insieme agli scarafaggi sono gli organismi che più si adattano a qualsiasi condizione ambientale, quindi ci sta. Un po' di scienze naturali, ragazzi, sul canale ZooPlayers. Arrampichiamoci. Occhio alle spalle, Salim. Non mi piace. Beh, ragazzi, secondo me non so se siamo verso le battute finali, ma non dovrebbe durare ancora tantissimo il titolo. Bella questa prospettiva alta. Ti dà proprio la sensazione della maestosità dell'ambiente. Passiamo di qua. No. Non mi sembra ci sia niente, ragazzi. Invece sì. Un momento. Esamina. È un teschio. Un teschio di quei cosi là, ragazzi, dei vampiri. Salim, qualcuno ha bisogno del dentista. Niente zanne. Lo vedi? L'osso è fratturato proprio in quel punto, come se qualcosa fosse uscito da dentro. Che vuoi dire? Forse questi esseri non erano vampiri. Esatto. Li hanno infettati. Probabile.
Quindi non erano dei vampiri, magari erano appunto alieni, ma sono stati infettati. E da lì è nata questa nuova stirpe. Nosferatu. Salim? Che cosa c'è? Mi sa che abbiamo fatto bingo. Non lo so, zio. Mi sa che so cazzi attraversare sta valle degli obbrobi. Cane. Ecco dove stanno, raga. Che penso io. Stai pensando ai bozzoli? Già. Pensiamo la stessa cosa. Cazzo, questi sono vivi. Sono dormienti. Piano. Bravo. Così. Piano. Quindi ci ha fatto capire, intuire che dobbiamo evitare queste schifezze. Ok. Non dobbiamo scoppiare i mortaretti, ragazzi. Con calma, allora. Di qua. Piano, Jason, così. Bravo Salim, cammina dove sto camminando io. Qua in mezzo. Calma, ok. No, piano. Non mi pare di aver visto niente di utile, ragazzi, da recuperare. Ora. Evitiamo anche sta roba verde. Ah, si può andare. Ok. Io ho visto che andava tranquillamente il nostro amico Salim. Ci siamo, ragazzi. Dovremmo essere usciti con calma, Salim. Do cazzo vai, Salim? Scricchiola tutto qua, raga. Bene. Ce l'abbiamo fatta. Mano sul controller, Zo. Non farti fregare. Ok. Sembra tutto libero. Esamina. Abbiamo trovato un segreto. Vieni a vedere. Si sono ammazzati a vicenda. Forme di vita fossili. E adesso? Andiamo di qua. Si va avanti a chiappe strette, ragazzi. Come per quasi tutto tutta la nostra avventura. Ecco. Cosa ho fatto? Cazzo. Ho sbagliato io, raga, non lo so. Ma forse non ci ha visto. Ah, aiuto. Ci ha pizzata la grana. Dove è andato? Merda. Ok. Ok, ok, concentrato. Da merda. Grandi. Bam. Grandi. Sono arrivati i rinforzi. Merda. Abbiamo un passaggio. Ci penso io. Via. No, Nick.
Lascia indietro Rachel, che tanto è fatta. Salim è passato. E questo? Jason? Ok. Nick? Merda, Nicky! Sei arrivato come la cazzo di cavalleria! Ti credevo morto. Non ancora. E gli altri? Vai. Colonnello! Eric? Ce l'ha fatta! Strisciare in quel tunnel è stata una pessima esperienza. Oh, grande Rachel, quanto mi dispiace, raga. Forse potevo... Bello rivederti, capo. Dammi la mano. Ho sbagliato, ragazzi. Ho sbagliato qualcosa nell'assedio, raga, peccato. Per fortuna sei qui. Questo posto. Però magari non è detta l'ultima parola. Rachel, sala delle stelle, ore 4:22, profondità 3877 piedi. Andrei un altro peletto più in basso, giusto per... Dove siamo finiti? Dai, roba aliena. Quante volte ho già ripetuto, ragazzi? Roba aliena. Ci serve un piano. Fottiamo quei bastardi e andiamocene. Bel piano. Sergente Kay, che cosa ci resta? Vediamo. 8 caricatori di 5,56 FMG, 3 esplosivi da 40 mm, un paio di pistole da 9 mm, 4 caricatori in tutto. Li faremo bastare. Ma abbiamo niente, non abbiamo. E 2 granate al fosforo. E queste ora le utilizziamo. No, è un panetto di composizione C4. Bella lì. Beh, e la torcia UV? È andata, zio. È malmessa, ma la riparo. Un minuto. Ottimo. Nel complesso non basta. No. Abbiamo anche questa. È vecchia, inaffidabile. Dovremmo accontentarci. No. Le micce sono andate, ma possiamo innescarla con il C4, sperando che faccia ancora danni. I vampiri provengono da quei bozzoli. Quanti ce n'erano in quella grotta? Migliaia, probabilmente. Li facciamo esplodere. Ne bruciamo più che possiamo e ce ne torniamo in superficie. Che ne pensi, sergente? Urrà! Ma perché i Marines sono sempre così, Dio? Boh, non capisco. Non gli lascerò portare una pistola. Ormai la situazione è cambiata. Ora combatteremo uniti. Grande Geso. Anche i nostri amici esploratori sono stati qui. Perlustriamo la zona prima di proseguire. Ottimo, Eric. Ottimo. Fatto. Bene, raga. Dobbiamo esplorare questa zona. Cosa hai trovato, Salim? Vabbè, per l'ultima stanza parla con i tuoi alleati. Ok, ragazzi, allora, io... Che succede? Quello che è Eric. Per lustrare un po' questa stanza qua, poi. Vediamo un attimino la registrazione. Non voglio andare troppo oltre perché secondo me, ragazzi, siamo nelle fasi finali, quindi non so quanto possa durare ancora. Coraggio, ti aiuto. Non serve. L'ho fatto altre volte. E io ho imparato a fare da solo. Scuse, mi dispiace, giustificazioni. Giustificazione, pensa alla gamba. Giustificazione, pensa alla gamba. Trattami, certo. Merda, ma che sto dicendo? Non so che mi prende. Rachel, tutto bene? No. Rachel. Sto bene, ok? Datti una mossa. Non credo proprio. Dicevo, ragazzi, secondo me siamo nelle fasi finali, però non so esattamente quanto ancora possa durare il titolo. Magari c'è un'altra oretta di gameplay, un altro 40 minuti di gameplay, siamo intorno a mezz'oretta, quindi io direi di vedere i documenti qua. Ora non possiamo parlare, ok. Sentiamo Nick. Io guarderei prima i documenti, ragazzi. Esamina. Una sinfonia. Oh,
Ok, mentre continuo a scoprire dettagli sulla lingua musicale di queste creature, la mia mente si domanda come siano arrivate qui. Hanno solcato i cieli nell'era dei dinosauri? Quindi la mia teoria è più che giusta. Il loro grande impero dominava la Terra mentre noi eravamo ancora dei primati appesi ai rami degli alberi? Probabile. Ora sono morte, la loro forma corporea appare simile alla nostra, ma ogni altro aspetto è del tutto alieno rispetto alla vita che conosciamo. Il pannello mostra quella che sembra essere una costellazione, la balena, vista dal nostro pianeta. Forse sono atterrati qui dopo aver attraversato lo spazio profondo. Che stessero cercando di tornare a casa? Probabile, mi ricorda molto tipo Prometheus o una roba del genere. Ho trovato qualcosa. Ok, quello era Salim. Parliamo con Nick un attimo. Sei sicuro funzioneranno? Sicuro. La storia tra te, me e... Dimenticala. Ma dico solo che... No. Libera la mente da tutto ciò che non è la missione. Giusto. Solo così sopravvivremo. Ma zia, te sei messa a merda. Speriamo ci sia la possibilità di dargli una mano. Comunque, Salim ha trovato qualcosa. Prima di andare da Salim, ispezioniamo tutto, ragazzi, e poi... un presagio. Che cazzo è quello? Non l'ho capita. Allora, momento ragazzi, non ho capito bene chi erano quei personaggi. Allora, accendi, esplode in aria tutto. L'unico che ha l'accendino è Salim o Rachel. Lo riguardo, riguardiamolo un'altra volta, raga. Quella è una mano. Potrebbe essere Rachel. Accendino. E questa? Vabbè. Presagio. Premonizione. Più che presagio. Questa l'abbiamo letta. Guardiamo tutto quello che c'è da guardare e poi nel prossimo episodio andiamo da Salim. Esamina. Caccia alla vittima. Introduzione del parassita, gestazione del parassita, morte dell'ospite, sopravvento del parassita. Questo è quello che sta succedendo a Rachel. Però possiamo interrompere la gestazione del parassita e impedire la morte dell'ospite prima del sopravvento del parassita? Potrebbe anche darsi, ragazzi. Allora abbiamo... esamina. Stanno arrivando, deve finire qui, con illeggibile. Se avrò tempo userò i miei ultimi istanti per dettare questo diario su illeggibile, trovato tra le macerie. Può servire da avvertimento a chiunque, illeggibile. Le ossa di questo tempio sono insanguinate. Abbiamo messo piede su una riva sconosciuta e risvegliato un male antico. Una blasfemia che si manifesta in forme e nature indescrivibili. Per millenni abbiamo vissuto come bambini, ignari degli orrori che riposavano nel sottosuolo. Ora abbiamo spalancato di colpo le porte della follia. Temo di non farcela, ma non posso esimermi. Sigillerò questo luogo per sempre, per tutta l'umanità. Mary, mi dispiace. Ma si è sparato. Non ha sigillato una mazza. Quindi? Si è buggato il gioco, raga? No, si è buggato il gioco. Ok. Ci ha messo un po' a caricare. Nessuno è sopravvissuto. Esatto. Allora, ragazzi, io non sono sicuro che ci abbia chiamato Salim o Jason, un attimo. No, di qua parte il discorso probabilmente, momento. Questa l'abbiamo vista? Assolutamente no. Allora, alla CA di Pullman. Nuove attrezzature richieste, picconi per 12, fune minimo 300 metri, casse di compensato per 22, misure esterne 1200x790x510 mm, lampade ad arco per 20, più generatore palanchini per 4, maschera antigas per 6 e VH.
a chiunque trovi questo messaggio. Perché ci teneva tanto? Tutto solo per queste tavolette. Perdonatemi, ho sabotato la dinamite per impedire ai miei colleghi di interrompere ogni contatto con il Tempio e il resto del mondo. Lady Brashov ha avuto ragione a portarmi qui. Queste creature sono la chiave per un potere illimitato. Nascondono segreti che permetterebbero all'umanità di viaggiare fra le galassie, forse persino di ottenere l'immortalità. Vi prego di proteggere queste rovine e non giudicatemi con odio per ciò che ho fatto. Io agisco solo al servizio del futuro. Elias Van Yuten. Le dinamiti, un attimo. Ho sabotato la dinamite per impedire ai miei colleghi di interrompere ogni contatto. Quindi quella che abbiamo trovato su era sabotata e molto probabilmente anche quella che abbiamo preso noi. Parla. Che cosa non darei per rivedere il sole? Quello è una birra fresca. La storia tra te e Nick ora è pubblica, vero? È meglio così. Comunque, in ogni caso, i segreti logorano. Giusto. D'accordo ragazzi, io direi che ci stoppiamo qua, riprenderemo la prossima volta con House of Ashes, andremo a parlare con Salim, partirà sicuramente una sezione che se parto adesso ragazzi è un peccato interromperla, quindi la vedremo nel prossimo episodio. Non so quanto manca esattamente a terminare il tutto, però non me la voglio rischiare, quindi direi che per il momento è tutto e come al solito se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate qualche like o condividetelo, ci becchiamo al prossimo video, ciao!